Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo qua per fare l'unboxing di un drone secondo me eccezionale, perché soprattutto abbiamo un drone con caratteristiche video simili a droni molto più costosi. Ovviamente non sono la stessa cosa, non pensate di acquistare questo e di avere un DJI, un Fimix 8, no, non è la stessa cosa, ma per quello che costa attualmente ragazzi è un drone davvero incredibile. È l'SG 906 Pro 2, l'evoluzione dell'SG 906, dell'SG 906 Pro, e attualmente siamo arrivati appunto alla SG 906 Pro 2. Questo drone che ha come caratteristica, diciamo la cosa più importante a parte tutte le caratteristiche di volo che avevano anche le sue versioni precedenti, ha il gimbal stabilizzato meccanicamente su tre assi. Sì, avete capito bene ragazzi, questo drone ha il gimbal stabilizzato meccanicamente su tre assi, praticamente quello che hanno i droni molto molto più costosi di questo, perché ragazzi non ci crederete, ma attualmente su Banggood costa 144 euro senza coupon sconto, è il prezzo che attualmente ha Banggood. Vi lascio il link in descrizione, correte a guardarlo perché è un'offerta che probabilmente durerà pochissimo, perché ragazzi come cacchio fa a costare 144 euro un drone di questo tipo? E vi assicuro che li vale tutti, ma ne vale molti di più di questi 144 euro. Se poi magari si riesce a trovare anche qualche coupon sconto, scende ancora, magari arriva intorno ai 130 o 135, però ragazzi anche a 144, se vi interessa un drone che fa riprese video più che buone, perché oggi non vedremo la prova ma vedremo l'unboxing, vi faccio vedere l'applicazione e vi dicendo, ma vi assicuro che merita davvero tanto per il suo prezzo. Quindi ragazzi, però direi di non perdere altro tempo e andiamo a vedere cosa ci dà la confezione e come si va a fare la prima configurazione di questo SG 906 Pro 2. Allora, il drone vi arriva nella versione base, come quella che ho preso io, all'interno di questa valigetta super protettiva, quindi molto carina perché comunque vi permette di non danneggiare il drone. Allora, all'interno vedete un'altra spugnetta protettiva, il drone è veramente ben protetto quando vi arriva da Banggood, perché comunque scatola in materiale espanso, spugnetta interna davvero super protetto. Quindi di qua abbiamo il drone e di qua abbiamo il controller. Allora, iniziamo con il controller. Abbiamo un controller che è lo stesso delle versioni precedenti, con un piccolo display che dopo andremo a vedere. E qua abbiamo le antenne e qua, andando a sollevare il tutto, abbiamo la possibilità di inserire lo smartphone. Ma poi il controller ve lo faccio vedere dopo con tutte le sue funzioni. Poi una spugnetta protettiva e qua abbiamo una scatoletta con all'interno gli stick, perché gli stick sono smontati, se no non ci starebbe il controller nella valigetta. E poi sempre all'interno della scatoletta abbiamo il cavetto di ricarica delle batterie, che è una USB, micro USB per ricaricare le batterie, e di qua abbiamo un cacciavitino per sostituire l'elica, perché ovviamente non hanno l'elica a sgancio rapido, ma i droni low cost non ce l'hanno mai, quindi vabbè, non c'è niente da meravigliarsi, ma poi non è questo gran problema, è una vita, cioè anche perché voglio dire, con questi droni non sono droni racing, quindi andare a spaccare l'elica con questi droni bisogna impegnarsi tanto, quindi voglio dire, non è che tutti i giorni si scambiano eliche a questi droni per riprese video, quindi non è un problema, cioè se è a sgancio rapido o meno, io questo grosso problema non ce l'ho mai visto né con questo drone né con altri, quindi va bene così. Non sono questi, diciamo, i problemi dei droni al giorno d'oggi. Qua abbiamo le eliche di ricambio, quindi ne abbiamo una, due, tre, quattro eliche di ricambio e qua le viti sostitutive nel caso perdessimo la vite nell'andare a sostituire appunto le eliche. Poi qua abbiamo una cosa interessante, il manuale di istruzioni. Guardate quanti manuali di istruzioni con tutte le bandiere che ci indicano le lingue, cioè fantastico, hanno fatto un librettino per ogni lingua ed è davvero una cosa secondo me interessante e fighissima, perché guardate tutte le bandiere per tutte le lingue a cui loro distribuiscono questo drone. Ovviamente c'è anche l'italiano ed è una cosa sicuramente da non sottovalutare. L'unica cosa negativa è la scrittura, che è veramente microscopica. Per farci stare le figure all'interno di questo librettino, le parole sono veramente microscopiche, quindi farete fatica a leggerlo, a meno che fate la foto alla pagina e poi ve la ingrandite col cellulare, perché è veramente microscopico ragazzi. Adesso io non so se dal video si vede, ma è una cosa inquietante quanto hanno scritto piccolo. Allora, via il librettino, che comunque è molto chiaro, vi spiega benissimo tutto, quindi anche per chi non ha mai acquistato un drone vi permette di fare tutti i primi passaggi che poi andremo a vedere anche adesso nel video, per la configurazione iniziale prima di decollare.
E poi qua, ragazzi, finalmente abbiamo il drone. Abbiamo questo drone che è bellissimo, colorato un nero antracite, quindi pseudo metallizzato, diciamo, ha dentro come una perlinatura all'interno della colorazione, davvero bello. E qua abbiamo la parte più interessante che diciamo rende questa versione Pro 2 un drone davvero appetibile, perché in questo prezzo, come vi ho detto, 144 euro, ragazzi, guardate che cosa abbiamo: un gimbal stabilizzato meccanicamente su tre assi, ed è una cosa incredibile in questa fascia di prezzo, davvero davvero incredibile. Poi abbiamo comunque una qualità in 4K dal punto di vista video, quindi un drone che secondo me merita davvero tanto di essere acquistato, chi non vuole spendere cifre importanti ma vuole comunque avere dei video da poter utilizzare, da poter condividere, da divertirsi a fare editing video, perché comunque qua c'è una stabilizzazione che non è quella di un gimbal di DJI o di un Filmic Sotto, però è comunque una stabilizzazione più che buona, ve lo garantisco. Poi andiamo a vedere velocemente il drone, poi andiamo a vedere il radiocomando che ci spiega tutto. Allora, qua andiamo ad aprire i braccetti. Il drone è ben fatto, ovviamente non aspettatevi plastiche di qualità altissima, però non sono neanche plasticacce, cioè è un giusto compromesso. I bracci sono belli resistenti, le molle resistenti, quindi non avrà bracci che si vanno a chiudere mentre volate, state tranquilli. Qua abbiamo l'ingresso per la micro SD. E qua dietro abbiamo la batteria, che basta andare a cliccare il tasto qua dietro, la possiamo estrarre, e qua abbiamo la presa micro USB per andare a caricarla. È una batteria da 7,6 volt 3400 mAh, che ci permette un'autonomia di volo di più di 20 minuti tranquilli, quindi vi farà divertire tantissimo. Poi potete acquistarlo anche nella versione con due batterie, cioè quello poi decidete voi. Ovviamente non è un drone che pesa meno di 250 grammi, quello penso che l'abbiate capito da soli, è un drone molto più importante, però davvero davvero ben fatto. Quindi andiamo a accantonare un attimo il drone, e qua troviamo il controller. Nel controller non abbiamo le batterie, dovremo mettere noi quattro stilo AA per intenderci, quindi saranno quattro batterie da inserire che non vengono date in dotazione. Questa è una cosa che non capisco, sì, è vero che ovviamente qua si risparmia su tutto per stare in un prezzo del genere, perché vi ripeto, 144 euro, fanno il loro dovere anche le quattro batterie stilo, tanto il controller non consuma tantissimo, non è come il drone, però nel senso che un drone di questo tipo, magari una batteria ricaricabile ci poteva anche stare. Poi andiamo a montare gli stick, che ovviamente sono solo a pressione, non sono a vite, quindi basterà spingerli all'interno della loro sede, e abbiamo montato i due stick. Allora andiamo a accendere il radiocomando, che basta cliccare sul pulsante, il radiocomando è acceso. Allora, qua abbiamo il display, adesso spero che riusciate a vederlo dalla videocamera. Qua abbiamo il simbolo dei satelliti, qua abbiamo l'altezza e la distanza, qua abbiamo il tipo di modalità di volo che abbiamo scelto, se la modalità di volo GPS e Optical Flow, perché questo drone ha anche la telecamerina qua sotto che gli dà la posizione, quindi è in grado di volare anche senza GPS. Quindi in base al modo che sceglieremo qua, potremo decidere se volare in totale sicurezza, quindi con GPS, o solo con la telecamerina e tutti gli altri sistemi che ha la bussola, il barometro e via dicendo, ma senza il GPS. Ovviamente nel modo 1 il drone potrebbe essere un po' più pericoloso, perché non avrà il ritorno automatico in caso la batteria sia scarica, e non avrà il ritorno automatico nel caso perda la connessione, queste cose, perché ovviamente non avendo la posizione del GPS non tornerà. Quindi io vi consiglio la modalità 1 se lo dovete usare in un posto al chiuso, quindi il GPS lì non prenderà sicuramente. Allora lo andrete a mettere in modalità 1 e potrete volare tranquillamente usando solo tutti gli altri sistemi di navigazione senza il GPS, perché se lo mettete in modalità 2, finché lui non aggancia il GPS non vi fa decollare, vi fa accendere i motori ma poi non vi fa decollare, perché lui fa il passaggio modalità 0, che è questa, poi passa a modalità 1. Se siete nell'impostazione modalità 1 si ferma lì, quindi potrete decollare. Se siete invece in modalità 2, cosa succede? Che lui si ferma in modalità 1, non vi fa decollare, perché comunque nell'impostazione voi avete scelto la modalità 2, finché non aggancia i satelliti necessari da farvi accendere la modalità 2, allora a quel punto vi fa decollare. Quindi fa sempre comunque il passaggio in modalità 0,
1, 2 o modalità 0, modalità 1 se la 2 non l'avete esclusa, ok? Quindi se lo acquistate e l'avete in modalità 2, perché di default è in modalità 2, non spaventatevi se appena uscite accendete i motori, però qua in modalità 1 date gas e il drone si spegne e non decolla, è dovuto al fatto che lui è impostato in modalità 2, quindi dovrete, nel caso vogliate, ma aspettate che agganci i satelliti e vi dia la modalità 2, questo è il mio consiglio. Poi qua abbiamo la batteria del radiocomando e qua la batteria del drone, ovviamente adesso non è connesso, quindi è a zero. Quindi qua abbiamo delle informazioni importanti e qua ovviamente abbiamo anche la barra che ci indica, con questa scala graduata tipo quella dei telefoni, il grado di connessione con il drone. Qua poi abbiamo tutti i tasti per le funzioni aggiuntive del drone, quindi qua macchina fotografica, qua videocamera, qua cambiare il tipo di velocità del drone, la modalità di velocità del drone, qua return to home, e qua abbiamo questi tasti che è una cosa che, ecco, questa non mi piace tanto, la possibilità di andare a regolare il gimbal, quindi l'inclinazione del gimbal non verrà data da una rotellina come siamo abituati, per chi ha già dei droni importanti sa che c'è una rotellina, mentre qua abbiamo due tasti, quindi uno destra e uno sinistra, che ci permette di far salire e scendere il gimbal andando a cliccare, sentite il tasto, però ovviamente la rotellina è un'altra cosa, però ripeto, stiamo parlando di 144 € in un drone con un gimbal stabilizzato su tre assi che fa return to home, l'active track, cioè che ha tutto e vola davvero bene, ragazzi. Quindi per chi lo vuole acquistare e vuole spendere poco, ragazzi, questo è il momento giusto, perché 144 € li vale tutti. E adesso volevo farvi vedere le caratteristiche base. Allora, il drone può volare tranquillamente con radiocomando e drone senza smartphone. Lo smartphone ovviamente lo si mette, si ha l'applicazione con tutto, adesso andremo a vedere, però non è per forza necessario. Potrete già volare così se volete volare, ovviamente non vedrete cosa state in quadrandovi dicendo, però con questo display che vi dà comunque le indicazioni base a livello di sicurezza, altezza, distanza, la qualità di connessione che avete col drone, quindi già potreste volare così tranquillamente. Allora, adesso andiamo a vedere quali sono le prime calibrazioni che dovete fare quando lo andate ad acquistare. Questo vale un po' per tutti i droni, non è che solo per questo. Adesso però vediamo come farlo per questo drone. Allora, una volta che avete acceso il radiocomando, basterà tenere cliccato il pulsante dietro al drone per qualche secondo. Ecco, avete sentito il bip bip? Qua flasha, vuol dire che il drone si sta associando al radiocomando. Vedete che sta flashando sia il drone che il radiocomando. Aspettate che smetta di lampeggiare. Ecco, vedete che adesso abbiamo tutti i dati in modo 1, perché in questo momento è in modo 1 perché comunque lui non rileva il GPS, però di default adesso è in modo 2. Quindi attualmente non mi farebbe decollare perché non abbiamo il GPS. Vedete le cariche delle batterie, vedete la connessione che è massima perché siamo praticamente attaccati, e vedete che abbiamo anche il simbolo del GPS che sta cercando di agganciare qualche satellite, poi tutto il resto ovviamente è zero. Quindi avete visto che per associare il drone al radiocomando, quando lo andate a accendere, questo procedimento sembra fare: accendete il radiocomando, tenete cliccato un po' la batteria qualche secondo finché fa il suono che avete sentito, dopodiché aspettate che si associano i due dispositivi, ma ci mettono pochissimo e già tutto è pronto. A questo punto dobbiamo fare le due calibrazioni necessarie: uno, la calibrazione dell'IMU del drone, quindi il drone va messo su una superficie piana, questo si fa una volta sola o lo fate ogni tanto, non è che tutte le volte lo dovete fare, mi raccomando. Allora, mettete il drone su una superficie piana, cliccate il tasto questo della velocità per 5 secondi, vedete che il drone sta flashando e fa la calibrazione dell'IMU, quindi aspettate che smetta di flashare il tutto. Perfetto, il drone adesso ha fatto la calibrazione dell'IMU. Adesso l'altra calibrazione che dobbiamo andare a fare è la calibrazione della bussola. Quindi per calibrare la bussola basterà cliccare il simbolo della macchina fotografica per 5 secondi. Ok, il drone sta lampeggiando, quindi andremo a fare la calibrazione, che è ruotare il drone in questa maniera. Ovviamente non andrebbe fatto in un'area come questa, ma questa è solo... a questo punto ho fatto la prima calibrazione, poi l'ho girata testa in giù, lo ruotate così. Perfetto, avete sentito i beep, il drone ha fatto la calibrazione della bussola. Ovviamente va fatto in locali dove, o in zone dove non ci sono interferenze magnetiche, qua è pieno, quindi non va fatto qua, questo è solo un esempio, poi io lo farò quando lo porterò fuori, che andrò a volare, rifarò questa calibrazione della bussola. Quella della calibrazione dell'IMU si può fare dove si vuole, anzi bisogna farla in casa, perché per avere un piano bello livellato, più livellato è il piano più la calibrazione sarà perfetta. Mentre la calibrazione della bussola
la farete dove andrete a volare, poi non dovrete farla sempre, però diciamo che farla non gli fa male. Allora, la calibrazione l'avete fatta, quindi avete visto che potete fare tutto senza usare l'applicazione. Già adesso il drone sarebbe pronto al decollo, quindi se io dovessi uscire, aspetto che agganci i satelliti, tiro le due clocettine verso destra e do gas e via, pronti a decollare. Però ovviamente con questi droni che nascono per fare riprese video, appunto perché se noi l'abbiamo acquistato questo è perché c'è un gimbal stabilizzato su tre assi, quindi vogliamo che faccia riprese video. Per fare tutto questo però ovviamente dobbiamo andare a prendere il nostro smartphone, andare a scaricare l'applicazione che si chiama HFan Pro, quindi la versione HFan Pro che è questa che state vedendo. Quindi a questo punto non ci resta che andare ad inserire il nostro smartphone all'interno del controller. Però a questo punto dobbiamo far comunicare il nostro smartphone con la rete wifi creata dal drone. Quindi a questo punto dovremmo uscire dall'applicazione, entrare nelle impostazioni, andare nella rete wifi, aspettare che venga fatta la ricerca della rete wifi. Perfetto, vedete che viene trovata una rete XL Pro 4K 5G e via dicendo. 5G non sta per 5G della rete telefonica 5G, mi raccomando ragazzi, non spaventatevi, 5G sta per il wifi a 5 GHz, perché tanti, soprattutto inesperti, pensano quando vedono droni che si possono connettere a 5G che ci voglia un telefono di ultima generazione, proprio ultimissima generazione, che abbia la rete 5G. No, non è la rete 5G telefonica, è la rete 5G del wifi, praticamente tutti i telefoni ce l'hanno. Una cosa da tenere conto, perché tanti tendono a diciamo incappare in questo errore e si spaventano, dicono no, il mio telefono non può far utilizzare questo drone, quindi non lo acquisto. No, non è così, praticamente tutti i telefoni di ultima generazione hanno la rete 5G wifi, che non è la rete 5G telefonica. A questo punto ritorniamo nell'applicazione HFan Plus o HFan Pro, comunque è la stessa applicazione, è disponibile per iOS e per Android. A questo punto abbiamo varie regolazioni, quindi abbiamo le istruzioni dell'applicazione, però vabbè, questo poi uno se le va a leggere se vuole. Qua abbiamo le diciamo tutto quello che è stato il volo, quindi il log del volo. Torniamo indietro, qua abbiamo alcune impostazioni che possiamo regolare, tra cui la lingua. Vabbè, torniamo fuori. Allora, poi qua abbiamo Prepare to Fly, dove abbiamo le istruzioni che ci dicono come preparare il nostro drone al volo. Poi abbiamo Calibration, che però noi abbiamo già fatto, però anche l'applicazione, vedete, prima di fare il primo decollo ci fa fare queste calibrazioni. Ovviamente io non le vado a fare perché tanto le abbiamo già viste fatte prima. Qua gli diciamo conferma ed ecco qua che il drone, adesso lo giro di qua così inquadra la bellissima console. Allora vedrete che il drone sarebbe già pronto al volo e connesso, quindi abbiamo tutto quello che ci serve, tutti i comandi, l'applicazione è davvero ben fatta. Ovviamente qua è pure partita la registrazione. Allora qua a sinistra potremo scegliere tra videocamera e fotocamera, poi abbiamo varie impostazioni qua sotto se vogliamo i joystick, che volendo potremmo usare lo smartphone per pilotare il drone. Ovviamente il drone andrà a una distanza molto corta, nel senso che massimo saranno 30-40 metri, però se si vuole si può utilizzare lo smartphone, ovviamente anche no. Di qua invece abbiamo tutte le funzioni automatiche, quindi potremmo disegnare un percorso e farglielo fare. Poi qua abbiamo per creare i punti di interesse, ovviamente bisogna essere connessi col GPS. Poi qua abbiamo l'active track. Poi qua abbiamo i comandi con le gesture, quindi potremo pilotare il drone con le gesture. E poi qua sotto ovviamente torniamo al comando normale base con il controller. Poi qua abbiamo per girare intorno a un punto di interesse, che è una cosa anche questa davvero importante, soprattutto per un drone che ha una qualità video tipo questa, con una stabilizzazione video come questa. Quindi ci dice sempre che manca il GPS, che sono tutte funzioni che lui sfrutta facendo il GPS. Qua abbiamo il return to home. Poi qua in alto ci dice la qualità video che vogliamo nel ritorno video, cioè che non è la qualità video della registrazione del drone, o meglio nell'SD card del drone verrà registrata la qualità massima, ma qua potremmo dirgli in base alla connessione
connessione che abbiamo tra drone, quindi la distanza che va, tutte le interferenze che ci sono, se avere un ritorno video in HD o in SD. Vedete che se io faccio così, a questo punto ho una risoluzione in HD nel display del telefono, ed è una cosa importante questa scelta, perché comunque la risoluzione più alta ovviamente ci dà meno possibilità di andare lontano, meno possibilità con le interferenze di avere un ritorno video, diciamo, più ottimale. Quindi spesso e volentieri magari è meglio mettere SD, quindi una qualità magari un po' inferiore dal punto di vista della risoluzione, ma che ci dà maggiori possibilità nel volo. Poi ovviamente in alto abbiamo tutti i dati, satellite, vi dicendo, che poi sono tipo quelli che abbiamo sotto nel display. Poi qua a destra ovviamente abbiamo la mappa che permette di volare con la mappa attiva, cioè praticamente tutte cose di un drone importante. Poi qua abbiamo anche la possibilità VR, quindi se andiamo a mettere o acquistare o abbiamo un visore VR, quelli economici da 19-20 euro, basterà mettere il telefono all'interno del visore e potremo pilotare il drone come se fossimo a bordo di questo fantastico 906 Pro 2. Quindi un'altra cosa interessante che è bello provare, perché tanto i visori costano talmente poco che si possono tranquillamente acquistare per provare, poi tanti li hanno già perché li hanno già acquistati per altre cose. Qua poi abbiamo l'inclinazione del gimbal che potremo andare ad aumentare o diminuire utilizzando appunto questo cursore o utilizzando i tasti, come vi ho detto qua dietro, che ci permettono di andare a muovere il gimbal con i tasti. Però vedete che se io muovo il cursore, il gimbal si muove anche in maniera abbastanza fluida, cioè non è proprio un gimbal scamuzzissimo, è un buon, secondo me, gimbal per un drone che costa davvero pochissimo. Poi abbiamo le impostazioni, il lucchetto che ci permette di sbloccare il drone, quindi di farlo decollare e via dicendo. Quindi l'applicazione è questa. Una cosa che però volevo farvi vedere di questa applicazione e una funzione che ha questo drone, ma che aveva anche i suoi fratelli precedenti, ragazzi, è questa, che secondo me è fantastica. Adesso non so se riesco a farvela vedere bene qua, perché comunque non siamo in una prova di volo che vedremo in seguito in un altro video, perché ci tengo a farvelo vedere. Però se lo dovete acquistare, acquistatelo già adesso, perché a 144 euro senza coupon, secondo me li vale tutti, è sicuramente un prezzo che è momentaneo, sicuramente, quindi acquistatelo già adesso e poi vedrete la prova di volo dopo, perché comunque li vale. Poi vola come i suoi fratelli precedenti, sapete che volavano benissimo, però in più abbiamo un gimbal migliorato, quindi fondamentalmente il drone è ancora quello precedente. Guardate questa cosa. Allora, se io vado a cliccare sulla telecamerina qua in alto, da parte al simbolo VR, ok, sotto mi appaiono un sacco di simboli, o meglio c'è il drone col telefono, il drone senza telefono, tutte queste cose, perché lui crea delle combinazioni nel ritorno video, parlo, e non nella fotocamera. La fotocamera del drone registrerà quello che inquadra, punto, ma nel ritorno video che abbiamo qua nel telefono, cioè guardate ragazzi che figata pazzesca che è. Allora lo alzo perché sennò va a perdere un po', anzi metto sotto il telefono, così andate a capire bene di cosa sto parlando. Allora, se io clicco sul primo simbolo, che è questo, ok, il drone sta inquadrando con la sua fotocamera anteriore, ok. Poi se io vado a cliccare questo, guardate, cambia e il drone sta inquadrando con la fotocamera che ha sotto, quindi la fotocamera che gli serve per la stabilizzazione sta anche inquadrando, ok, ed è una cosa secondo me fighissima. Ma non è finita qua, perché se io clicco l'altro simbolo, ok, cos'ho? Ho il drone che inquadra con la fotocamera anteriore, e qua ovviamente adesso non si vede perché la telecamera è coperta, però sta in questo rettangolino che vedete a sinistra, che non è un quadratino che ci sto mettendo io in post produzione, lo sta creando lui. Vedete che si vedrebbe quello che sta inquadrando la telecamera del telefono, ok, ovviamente è coperta perché adesso ci sono le antenne ed è il telefono è coperto, tutto non si vede, però vedete che se io metto il dito un pochino si vede. Ma guardate questo, se io clicco qua, questo è la stessa cosa, solo che divide lo schermo in due, quindi abbiamo la parte di qua destra che abbiamo l'inquadratura anteriore del drone, e di qua ancora quella della fotocamera. Ma andiamo avanti perché arrivano quelle più belle. Allora guardate qua, adesso abbiamo in alto a sinistra nel quadratino me, cioè l'inquadratura della videocamera, ciò che inquadra me del telefono, quindi il telefono mi sta inquadrando perché sta usando la telecamera frontale e il drone sta usando la telecamera anteriore. Poi se andiamo avanti ancora, guardate qua la stessa cosa, divide lo schermo in due, quindi anteriore e il telefono che mi sta inquadrando, quindi se io stessi pilotando così, perché ovviamente lo smartphone sarebbe in questa posizione, vedete che mi sta inquadrando benissimo, cioè una cosa secondo me fighissima. Poi
Se andiamo avanti, ok, qua abbiamo l'inquadratura sotto del drone, quindi l'optical flow che inquadra, quindi abbiamo questa inquadratura, ovviamente una risoluzione scarsa, non è la risoluzione della camera frontale, però giusto per far rendere l'idea di cosa è in grado di fare questo drone. E poi vedete che nell'angolino in alto sempre io inquadrato dallo smartphone. Poi possiamo andare avanti, la stessa cosa dividendo lo schermo in due, poi possiamo andare avanti ancora, qua abbiamo il sotto più la telecamera posteriore dello smartphone, quindi vedete solo il mio dito perché ovviamente lo smartphone è appoggiato. Qua la stessa cosa, scrivete il mio dito e sempre optical flow, cioè torniamo indietro, adesso andiamo a mettere l'inquadratura normale. Ok ragazzi, cioè secondo me è un drone incredibile dal punto di vista di queste funzioni e del prezzo. È un drone che tranquillamente secondo me arriva intorno ai 700-800 metri, sto parlando di volo in sicurezza, ci arriva, poi ovviamente per legge non ci potete andare, però sapete che a quella distanza più o meno ci arriva. Più di 250 metri come sapete non ci potete andare, però sapere che è un drone che può andare più lontano vuol dire che ha un ritorno video e una connessione abbastanza forte. Poi ragazzi, come vi ho detto, l'autonomia passa tranquillamente i 20 minuti, poi con questi droni low cost il minutaggio della batteria è molto variabile, però ci sta tutto. Quindi ragazzi, spero di avervi spiegato bene com'è questo drone, spero che abbiate capito che è un drone che è facile, che vi permette di fare praticamente tutto quello che volete senza spendere cifre importanti. È il primo drone, secondo me, in grado di fare tutto in maniera decente spendendo poco, davvero il primo drone ed è forse anche l'unico attualmente che costa 144 euro ed ha un gimbal stabilizzato su tre assi meccanico, è praticamente l'unico. A oggi 18 ottobre 2020 è sicuramente l'unico drone in questa fascia di prezzo con queste caratteristiche globali, praticamente in tutto questo non c'è nessuno come lui. Quindi ragazzi, correte ad acquistarlo adesso che costa 144 euro, se trovo qualche coupon sotto in descrizione ve lo lascio, ma anche a 144 euro ragazzi li vale tutti. Se volete un drone per fare riprese video spendendo poco, e adesso lui è davvero l'unico drone in grado di farvi e di permettervi di fare cose decenti da condividere sui social, cioè praticamente un drone super completo ad un prezzo davvero spaziale. Quindi ragazzi, spero che questo video in cui vi ho portato queste mie prime impressioni, le caratteristiche di volo di questo drone e cosa dovete fare per il primo avvio dell'SG 906 Pro 2 vi è piaciuto, ragazzi, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove arrivano sempre prima un po' di novità che poi vedrete su YouTube, però lì arrivano prima un sacco di spoiler e di novità, quindi seguitemi su Instagram, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per avere i coupon sconto anche di droni come questo, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo come quello che sarà per questo drone, una recensione come questa, un tutorial o una novità. Ciao! Yeah.